E salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 ci ritroviamo su FIFA 17 nella modalità carriera giocatore con il nostro Luigi Cieco, per tutti chiamato Gigi Uchukat. Oggi ha un'opportunità grandissima, giocherà titolare contro il Palermo. Mister Allegri ha deciso di schierarlo nella formazione titolare e senza perderci in chiacchiere andiamo a segnare. Allegri ci schiera sempre con il solito 3-5-2. Siamo affiancati a Dybala e finalmente ci ha messo come attaccante destro, non attaccante sinistro. Quindi possiamo esplodere il tiro con il nostro piede preferito. Andiamo, dai. Ok, match iniziato ragazzi. Il nostro Luigi Cieco si incomincia a muovere insieme a Dybala qui in attacco. Ok, ok, ok. Fatti vedere, benissimo. Allunghiamo sulla fascia. Ok, ancora un tocco ottimo. Forza così, Gigino, fatti vedere. Luigi Cieco che si fa vedere, una cosa incredibile, signori. No, ma chi è? Sempre Pjanic che sbaglia i passaggi. Brutta chiamata, Pjanic sbaglia sempre i passaggi, brutta chiamata. Ok, eccoci qua. Vai Gigino, vedilo. Oh, lì c'era fallo, si continua per la regola del vantaggio. Vai Dybala, molto bene. Vai, pallone in mezzo, colpo di testa, non riuscito e non arriva Luigi Cieco, non ha visto scoccare il pallone, non ha visto tirare il pallone, mannaggia lui! Pjanic sbaglia sempre i passaggi, oh. Occhio, il Palermo ci prova, pallone fuori, attenzione, 27esimo, va bene, ok, dai Quadrado, bel tocco per Quadrado, Quadrado, ridalla, ok, guardami! Benissimo, Luigi Cieco, primo gol in bianco nero. Non ci credo, signori. Al 30esimo, 1-0, Dybala passa molto bene il pallone al nostro Luigi Cieco, che non ci vede più e va a infilare il pallone in rete. 1-0, vedete che azione. Mamma mia. Il primo gol in bianconero di Luigi Cieco con il destro. Mamma mia, Viduciucat, ma tu Viduciucat. Ok, facciamo girare il pallone. Bel tocco qui. Pjanic. Ah no, che brutta chiamata. Pjanic non ha azzeccato un passaggio. Dai. Ma vaffanculo Pjanic, vai a cacare Pjanic. Finisce il primo tempo ragazzi, il risultato di 1-0 per la Juventus decide un grandissimo gol di nostro Luigi Cieco. Grande. Va bene, guarda Quadrado, molto bene. Quadrado, palla al piede. Ah, ci inseriamo, non capisce. A Samoa, il tocco a Luigi. Luigi per Pjanic, vediamo se fa qualcosa Pjanic. Questa volta la passa molto bene, il tiro fuori. Mamma mia, quasi la doppietta del nostro Ciecato, incredibile. Attenzione Ilimark. Mamma mia, l'avevo vista in porta. Dybala, guardalo. Ok, il nostro Luigi che ci prova. Luigi, ancora palla al piede Luigi. C'ha spazio, finta, salta l'avversario Luigi. Mamma mia. Oh! No vabbè, ammonito. Bello, bellissimo, ok, vedilo. Stava per diventare un gol. Finisce ragazzi, 1-0 per la Juve, decide il nostro Luigi Cieco che prende 8 in pagella. Un ottimo risultato, un'ottima valutazione, ma il nostro mister Allegri ci chiede una valutazione media di 9. Attualmente siamo in seconda posizione, ma l'Inter deve ancora giocare e ha già 2 punti di distacco, Cacchio, non sei stato inserito nella formazione di oggi, non siamo neanche in partita contro il Borussia Mönchengladbach in Champions League. Nella prima partita di Champions la Juventus ha pareggiato, vediamo se in questa riesce a vincere. Niente, mal di Champions per la Juventus che pareggia 2-2. Perdeva 1-0, ha pareggiato subito Bonucci, al 52esimo ritorna in vantaggio il Borussia, al 75esimo Sturaro. Perché fa giocare Sturaro? Questo gioca sempre con Sturaro titolare, ma Allegri sa qual è la formazione della Juventus. Contro l'Empoli in campionato siamo titolari, quindi con le squadre più piccole ci mette sempre titolare.
Dai, adesso andiamo a fare il nostro secondo gol nella Juventus. Due partite e un gol già fatto. Madonna mia, troppo forte Uchikata. Uchikata è una cosa incredibile. Non vede nessuno, non vede nessuno. Va dritto in porta e va a segnare. Andiamo a vedere con chi ci ha affiancato. Ma io pensavo che aveva capito che era un giocatore che giocava come ala destra. Invece ci ha rimesso nella posizione più difficile per il nostro Cecato, che si trova adesso come attaccante sinistro affiancato a Dybala. Non poteva mettere Dybala come l'altra volta a sinistra e noi a destra, no, perché lui oramai non capisce un cacchio. Ancora Sturaro che mette titolare quel Pjanic che non azzecca un passaggio, ma vaffa. Ok, l'Empoli batte ora. Vai così, forza Luigi Ceco. Andiamo a fare un altro gol, un altro gol, un altro gol. Dai, vai, 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 scatta, 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 scatta. Va benissimo, Piazza come esterno sinistro. Piazza come esterno sinistro, signori. Formazione random. No, no. Cioè, non c'è neanche Buffon. Non c'è neanche Buffon. Cercano spazi. Dai. Vai Dybala, vai Dybala, vai Dybala, vai Dybala. Sì, però non mi ha dato l'assist. Mannaggia, mannaggia, non mi ha dato l'assist. Ok, gol di Pjanic su un'azione creata da Luigi Ceco e Dybala. 1-0 Juve. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Vai, 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 vai. Ok, bel passaggio. Ancora uno. Finta. Vai Luigino, il piede a formaggino. Benissimo, benissimo. Mettila in mezzo. Vai Luigino, Luigino. Allunga il capozzino, maledetto. Bravo Pjanic, bravo Pjanic. Si è svegliato Pjanic. Ma sono i piedi di Luigi Ceco, peccato. No vabbè, difficoltà leggenda che fa queste puttanate. E poi... mamma mia, non ci posso... mi dà fastidio segnare quando fanno ste puttanate, proprio la deficienza artificiale. Pjanic doppietta, guardalo qua. Cioè, ma quale giocatore nella realtà farebbe sta puttanata? Finisce il primo tempo, 2-0 attualmente. Pjanic sarà l'uomo partita di questo match. Cerchiamo di fare un gol, almeno un assist, anche se abbiamo creato il primo gol insieme a Dybala. Dai, 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 dai. Vai Luigino, girati, ok? Luigi, la mette in mezzo, dai di testa. Fate un assist, mannaggia. Ultimi 15 minuti e il nostro Luigi Ceco non è riuscito a fare né un assist e né un gol. E stiamo prendendo 7.6 con Neto adesso, che fa un'altra bella parata. E che dira, che cacchio fa? Era fuori gioco, Gilardino. Guardate il radar. Sono solo, sono solissimo, non me la passano, non ci credo. No vabbè, dai dai, dalla, dalla, ok. Vai Dybala, vai di... no no, è Higuain, 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 Higuain. Vai, 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 vai Igua, vai, oh, ok, ok, ok. Scusate, sono di nuovo solo, sono di nuovo solo stasera senza dite. Se rinvii magari mi fa un piacere, grandissimo stron, vai così. Dai, 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 Luigi, 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 mette il nostro, Luigi, e ancora energie, Luigi, ancora energie il nostro Luigi. La finta di Luigi Ceco, ancora, salto l'avversario, mamma mia, Luigino, la parata e poi segnano gli altri ogni volta, io creo e loro segnano. Vabbè, siamo felici, 3-0, segna Higuain sul tiro di Luigi Ceco. Respinto, ma non ci vedo più, sta incazzato nero Luigi Ceco. Ok ragazzi, è finita, 3-0 per noi. Vediamo un po' la nostra valutazione, se siamo riusciti a prendere almeno un 8 in pagella, 8.1, il migliore in campo. Vediamo chi è, secondo me è Pjanic, poi non lo so, vediamo un po'. Pjanic 9.4. Allora, vediamo un po' gli obiettivi, solo valutazione media in linea, perché ci chiedeva, diciamo, una media del campionato sui 6,7, noi abbiamo 7.8, ma dobbiamo ancora fare 7 gol, una percentuale di realizzazione dell'11% e noi ne abbiamo 8, e dobbiamo fornire 5 assist, che attualmente non ce l'hanno assegnati, ma ne abbiamo già forniti 2.
anzi tre. Contro l'Udinese non giocheremo e tra due giorni affronterà l'Arsenal. Perché non farmi giocare contro l'Udinese e poi giochi con Dybala e Higuain contro l'Arsenal? E vince 2-1, segna di nuovo Pjanic e segna Cuadrado. Ok, vinceva l'Udinese con gol di Zapata. Siamo già arrivati a 75 di overall e valiamo già 8 milioni. Gli obiettivi che ci aveva chiesto Mister Allegri contro Cagliari, Palermo, Empoli e Udinese non sono stati raggiunti. Ci chiedeva una valutazione di 9, noi abbiamo preso 8. Chiedeva 2 gol e noi ne abbiamo fatto 1. E di mantenere una percentuale di realizzazione pari al 29%, noi 14%. Secondo me, su 2 partite che abbiamo fatto, su 4, abbiamo fatto 2 partite eccezionali. Contro l'Arsenal non giocheremo, la Juventus ha 2 partite disputate in Champions, 2 pareggi, e contro l'Arsenal secondo me rischia qualcosina. Invece vince 1-0, si infortuna di nuovo Chiellini, ma segna Dybala. Va bene, Chiellini fuori per 2 mesi, a posto. Nel girone di Champions siamo al primo posto insieme al Monaco con una vittoria e 2 pareggi. Meglio così ragazzi. Allora, il nostro Mister Allegri ci scrive: alcune delle prossime partite non saranno facili, ma dovremmo comunque riuscire a ottenere qualche punto. Prossimamente dovremmo affrontare la squadra a Napoli. Mi aspetto il massimo impegno da parte di tutti. Quindi, le prossime partite saranno contro il Milan, la Samp, il Napoli e il Chievo Verona. Ci chiede una valutazione di 8.7, ha abbassato qualcosina, vuole un gol, e questa è una buona cosa, una percentuale di realizzazione pari al 13% e va bene, un assist. Ok, secondo me solo la valutazione è un po' troppo alta. Contro il Milan non giocheremo, andiamo a vedere il risultato. 2-1 per la Juventus, segna prima Dybala sul rigore e Pjanic all'84esimo dice di no e la Juve porta a casa 3 punti. Contro la Samp non giocheremo, mannaggia oh! 4-1 per la Juve, segna di nuovo Pjanic, Alessandro, Dybala. Perché neanche in panchina, neanche gli ultimi 20 minuti. Contro il Napoli non siamo stati inseriti nella formazione di oggi. Cosa fa? Cosa fa Allegri? Mi mette degli obiettivi che non posso mai raggiungere se non mi fa giocare. E ha pareggiato 1-1. Rigore sbagliato da Dybala al 13esimo. Segna Pjanic al 29esimo. All'80esimo segna Hamsik sul rigore. Quindi 1-1. Dato che è un po' di tempo che non sei tra i titolari della squadra, ho deciso di darti la possibilità di mostrare il tuo valore schierandoti in campo nella prossima partita contro il Borussia Mönchengladbach. Metticela tutta e dimostrami che ho sbagliato a tenerti in panchina per tutto questo tempo. Ho giocato 3 partite, tutte e 3 le partite più di 8 in pagella, grandissimo pezzo di beep. Quindi ragazzi, nella prossima puntata ci sarà la prima partita in Champions per il nostro Luigi Ceco, che ha già fatto un gol in 3 partite e ha creato 3 occasioni da rete, che sono andate poi in porta perfezionate da Higuain, Pjanic e Dybala. Se il video vi è piaciuto lasciate sempre tanti bei pollicioni in su per supportare la serie, per farlo uscire il più veloce possibile. Seguitemi sulla pagina Facebook e Instagram che trovate sempre in descrizione. Io vi do un bacione, un abbraccione e ciao a tutti da PierDarkKnight91. E nella prossima partita il nostro Luigi Ceco speriamo che veda la porta. Bello, bello. Dai, provaci tu. Provaci tu. Dai. Se ce la fa...